oggi facciamo la top 11 dei migliori Toti di sempre. Partendo da FIFA 13, quali sono stati i migliori Toti per ogni posizione? Facciamo un tuffo nella nostalgia in attesa dei Toti di FIFA 23. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Shosha. Oggi vi svelerò la mia top 11 dei Toti più forti che ho mai utilizzato su FIFA. Tutti FIFA, partendo da FIFA 13, che è stato il primo FIFA che ha introdotto i Toti colorati di blu. E poi è da quando ho iniziato a spacchettare i Toti più o meno. Abbiamo la formazione 4-3-3, ma andrò a inserire solamente i Toti che ho provato. Toti che ho utilizzato in campo, non per forza che ho trovato, posso averli anche comprati, però quelli che ritengo più forti per ogni posizione. È stata veramente dura, soprattutto scegliere l'attaccante, e vi avverto, ci sarà una posizione eccezionale. Lascia un piace a questo video per avere fortuna e trovare anche tu un Toti. Iniziamo e lo facciamo dal portiere, che è ruolo un po' così, potete metterci chi vi pare. Io ho scelto il Neuer Toti di FIFA 15, il mio primo Toti. È vero, qua ho scelto per nostalgia, ho scelto con il cuore, perché come detto è stato il mio primo Toti trovato nella mia storia in assoluto, e era una signora carta, guardate qui, e valeva tantissimo. Come detto, portiere ragazzi, se deve parare, para. Se deve parare, non para. Quindi potete metterci Allison, che avrete trovato tutti, Donnarumma l'anno scorso, che sono stati due signori portieri. Però lo sapete, se devi prendere gol, lo prendi. Ma con Neuer Toti, questo qui, ne prendevi un pelo di meno. Anche perché era un FIFA diverso, cioè era molto molto meno momentum, siete d'accordo? Poi quell'anno giocavo con una squadra della Bundesliga, era clamoroso. Ma del portiere non ci frega niente, arriviamo alla ciccia. Fare questa classifica è particolarmente difficile, perché come sapete ogni FIFA è diverso, ha un gameplay diverso, ha un meta diverso. Quindi è tosto andare a paragonare due carte di giochi differenti. Ed è il motivo per cui ho deciso di prendere in considerazione solo quelle che ho provato, quindi che conosco e so come si comportavano in game. Quindi alcuni Toti si concentrano nei periodi che ho giocato di più. Nel 2018-2017 non ho giocato così tanto a FIFA Ultimate Team. Ho trovato diversi Toti, tutti spagnoli, però non è che li utilizzassi tantissimo. E soprattutto quegli anni, quelli che ho trovato io erano un po' puzzolenti. Era una promessa, ma adesso lo scoprirete. E andiamo a vedere il primissimo difensore, che è una bestia, fortissimo. E stiamo parlando di Marcelo Toti. Guardate che carta, praticamente potevi metterlo ovunque. Giocatore fantastico, gli facevo battere i calci d'angolo ed era devastante, clamoroso. Mi ricordo che quell'anno ho utilizzato 4 su 5 dei Toti difensivi, erano tutti fortissimi. Però Marcelo Toti era qualcosa in più, ragazzi. Lo potevi mettere a centrocampo, potevi far giocare esterno, potevi far giocare centrale, faceva di tutto e lo faceva alla grande. C'ho un ricordo molto bello di questo Marcelo, con quei capelli, era fantastico. Veramente c'ho sto cosa di Marcelo, che era un giocatore sontuoso, fantastico. Ma il primo difensore centrale vi stupirà, perché è Bonucci di FIFA 18. No, tu non hai capito che cacchio era Bonucci. Allora sì, le statistiche fanno un po' schifo, perché tu dici come? Un 80 di velocità a un Toti, soprattutto quel Toti lì, perché ancora su FIFA 18, raga, erano veramente tanto boostati, non passavi. Forse perché in FIFA 18 si è cominciato a giocare un po' più dietro. Non mi ricordo se batteva i rigori, batteva qualcosa. Cioè, mi ricordo che sto Bonucci era particolarmente godurioso. Vi confermo che è stato il difensore con meno velocità in assoluto. Nel 2015 c'era Thiago Silva, ma comunque c'aveva 86. Nel 2015 c'era David Luiz, 89, che era una bestia fragica. Però, raga, Bonucci, vi assicuro, era una perla assoluta. Dovevi saperlo usare, ma era tanta roba, veramente tanta roba. Chissà sa chi c'era, c'era. E per l'altro difensore centrale sono stato molto indeciso, perché da una parte l'occhio e le statistiche mi facevano propendere per Varane Toti. Che giocatore era! 90 di velocità, 97 di difesa. E da qua Varane è sempre stato nemico assoluto di tutti i giocatori di FIFA. Penso anche quest'anno Varane è un muro, cioè autoblocco come niente, alto, snello e soprattutto velocissimo. Ce lo volevo mettere, consideratelo. Però voglio andare a premiare Sergio Ramos di FIFA 21, con delle statistiche pietose rispetto al Varane che avete visto. Però in game era qualcosa di clamoroso. Sergio Ramos batteva i rigori, de testa le prendeva tutte, è un giocatore automatico, se spingeva in attacco, pazzesco. Io per far giocare sto Sergio Ramos a destra giocavo con Jesus Navas. Pur di non togliere questo Ramos, ho giocato un anno con delle pippe sulla destra. Vado a premiare Ramos, clamoroso, clamoroso. E senza spostarci, rimaniamo su FIFA 21, perché l'altro spot del terzino lo voglio affidare
a Davis, Alfonso Davis, che dal punto di vista delle statistiche manco granché, ma va sicuro che in game era mostruoso, micidiale, 99 di velocità e basta. Non è che difendesse granché, ma con Sentinella diventava un muro. Fisico e difesa 99, non lo potevi passare. E vi ricordo, su FIFA 21 si era cominciato a giocare con la difesa 5, che zozzerie, che ancora oggi succedono, però è nato tutto da là. E Davis, quando lo spostavi come tornante tutta fascia, diventava disgustoso, proprio una roba assurda, e me lo fa preferire a tanti altri, come per esempio Cancelo dell'anno scorso o altri giocatori. Era un giocatore particolarmente in meta quell'anno, lo voglio premiare. Passiamo al centrocampo e ci sarà un'eccezione, ma non posso non mettere tra i migliori Todi Kanté. Todi, quello di FIFA 20, quello che ho trovato e quello con cui ho giocato tantissimo, giocatore imprescindibile. Ho giocato tanto anche con il Kanté dell'anno scorso, quello di FIFA 22, più o meno a livello di statistiche stiamo lì, però il Kanté di FIFA 20 era devastante, era proprio un giocatore che faceva tutto da solo, lo vedevi in attacco, lo vedevi in difesa, lo vedevi sotto le gambe, stava ovunque quel Kanté. Infatti mi dispiace ragazzi che il tempo sta passando, a parte Kanté si è rotto, non so che è successo. Questo qui era devastante, fisico, difesa, passaggio, dribbling. Una volta che l'ho trovato me lo sono portato fino alla fine del gioco e vi direte grazie. Non vi devo raccontare chi è Kanté Todi, ma questo Todi è quello più forte in assoluto. Più o meno le carte di Kanté sono tutte simili, ma questo me lo ricordo proprio troppo bene perché era troppo forte. Torniamo a FIFA 21, troviamo un altro centrocampista, Bruno Fernandes. Non so trovare le parole giuste per descrivervi questo Bruno Fernandes. Allora non vi fate ingannare da quel 90 di velocità, 82 di difesa, perché con un'ombra diventava 99 di velocità e 90 di difesa. Ragazzi, lo rendevano un giocatore che attaccava e difendeva, attaccava e difendeva, poteva fare tutto. Io giocavo con lui e Gullit, che avevo trovato. Non so dirvi chi era il centrocampista che attaccava e quello che difendeva, facevano tutte e due allo stesso livello, ma questo qui batteva delle punizioni senza senso. Ho fatto non so quanti gol su punizione con Bruno Fernandes, che c'aveva un tiro clamoroso, punizioni 99, faceva di tutto, che è una cosa in più rispetto a altri giocatori già adesso che fanno tutte e due le fasi, no? Era devastante ragazzi, giocatore fantastico. Poi mi ricordo che in questo FIFA andava un sacco mandare in profondità i centrocampisti, ovviamente Win League, tutti chiusi a Rich, facevi L1X, la davi a Gullit, tu vedevi sto portoghese che andava dritto per dritto, oppure era lui che lanciava Gullit e lanciava gli altri attaccanti. Pazzesco raga, passaggi senza senso, dribbling, tiro da fuori, giocatore fantastico. Qua mi sbilancio e vi dico miglior centrocampista Todi di sempre. Siete d'accordo? Lo so, questo non è un centrocampista centrale, ma considerando poi gli attaccanti non potevo tirarlo fuori. Sì, potevo votarlo come dodicesimo, ma abbiamo detto top 11, perciò lo metto un pelo dietro, tanto chi se ne accorge, Robben Todi di FIFA 15. Ragazzi, voi direte, vabbè, ma come lo metti a centrocampo? Raga, è già successo. FIFA 14, Ribéry a centrocampo. A posto, perché gli attaccanti erano Ronaldo, Ibrahimovic e Messi. Se può fa. E io lo faccio, ragazzi, perché sto Robben era devastante. Velocità e dribbling senza senso. Passaggio non ce l'aveva, come nella realtà. Tiro il giusto, fisico non ce l'aveva. Però in quegli anni il fisico era un po' così. Credo che ancora fosse colpo di testa e non fisico. Era un giocatore pazzesco, ragazzi. Era un altro FIFA, non c'era Weekend League, non c'era Foot Champions. Se giocava per divertirsi, io quell'anno giocavo col 3-4-3 con la Bundesliga e c'avevo Robben sulla fascia destra, era infermabile. È troppo bello, è stato uno dei miei primissimi Todi e quindi ho un particolare affetto, ma non potevo tirarlo fuori. Lo so, ora direte, Mike, però c'erano dei centrocampisti. Sì, ma non volevo togliere un posto poi agli attaccanti, quindi mettere Robben su, perché Robben ci deve stare. Era troppo forte, ma ci tengo troppo. E centrocampisti ci sono stati, per esempio Modric quando ha vinto il pallone d'oro, De Bruyne. Ragazzi, niente che ti fa urlare incredibile, perché De Bruyne, il Tozzo, il Todi sono sempre stati più o meno lì. E De Bruyne negli ultimi anni l'hanno menato con le statistiche, cioè rispetto ai primi De Bruyne Todi ultimamente non escono carte così eccezionali. Vediamo quest'anno, perché secondo me uscirà. Però per esempio Kroos, Iniesta, cioè faranno cagare. E adesso passiamo agli attaccanti. Qua litighiamo perché vi stupirò. Se da una parte non posso non mettere Mbappé Todi, sono stato indeciso fino alla fine se andare a inserire Mbappé Todi dell'anno scorso, quindi di FIFA 22, o quello di FIFA 20, quello biondo se vi ricordate, ma anche quello di FIFA 21, quello con i capelli blu, era clamoroso. Scegliete voi, tutte carte devastanti. Forse per utilizzo devo mettere quello di FIFA 20, che però ogni tanto se mangiava qualche gol, mi ricordo, più di qualcuno in realtà. Quello dell'anno scorso era devastante, però pure quello dell'anno scorso se li mangiava. Ma sono tutte carte uguali ragazzi, corre come un dannato, la velocità non è tanto di più rispetto alla carta
oro, ma dribbling e soprattutto il tiro e il fisico fanno la differenza per queste carte. Scegliete voi la versione, ma è sempre stata tra le carte più forti nel gioco, anche perché va in velocità dritta per dritto e con quelle 5 stelle skill fa veramente il devasto. Clamoroso, clamoroso. Qua lo dico, quest'anno Mbappé Toddy sarà la carta più forte del gioco, senza dubbio. Però era tanta tanta roba, ma ve lo dico già adesso, non lo considero il Toddy più forte di sempre. Ma prima la sorpresa, perché un altro Toddy attaccante fortissimo, tra i più forti che ho utilizzato. Sei pronto? Kane Toddy. Ah, Messi no, Mané no, Kane Toddy, raga, mamma mia che cacchio era Kane Toddy di FIFA 18. Voi non lo potete capire, c'era gente che lo utilizzava addirittura a centrocampo. Comunque non c'ha mai avuto sta grande velocità, e soprattutto c'è sempre quella cosa dell'equilibrio. In questi FIFA 18-19 equilibrio era un po' importante, lo stesso Cristiano Ronaldo, insomma era un po' così. Però ragazzi, Kane, una roba mai vista, 99 di tiro con fisico da carro armato. Vi ricordo, l'ho trovato due volte e gli avevo dato una possibilità, ho detto ah, che palle, dato a tutti quelli che potevo trovare, ho trovato questo. E invece ragazzi, in game era devastante. Chi c'era sa, un qualcosa di vergognoso, tutti i tiri entravano, se prendeva la porta era gol. Sai che mi ricorda? Cioè, tu presente i giocatori Lengthy di FIFA 23? Kane è un po' quel precursore, cioè una certa, tu lo mandavi, poi ovviamente gli boostavi la velocità, questo doveva giocare con motore, mi ricordo. Raga, partiva, non lo spostavi, andavi dritto, tiri, gol. Io lo facevo giocare in coppia con Cristiano Ronaldo, oro ai tempi, poi if, vabbè, poi è diventato Tots, 99, e non si fermavano, erano qualcosa di clamoroso e devastante. Ovviamente è un giocatore che non dovevi mandare per forza in profondità, ci dovevi giocare un po', ma era super super divertente e fortissimo. Ci siamo, ultima posizione dei migliori Toddy in assoluto, e la carta che state per vedere è per me il giocatore più forte nella storia di tutti i Toddy, ed è anche il giocatore più forte che ho mai utilizzato, e stiamo parlando di Cristiano Ronaldo Toddy, quello di FIFA 21. Voi dite come? Sì ragazzi, quello di FIFA 21 è il Toddy più forte che ho mai provato. Ho trovato Cristiano Ronaldo Tots due volte, tante carte 99 le ho provate, e ci sono carte di Cristiano Ronaldo Toddy più forti a livello di statistiche, per esempio quella di FIFA 17, devastante, addirittura quella di FIFA 18, c'ha quasi tutti 99, quando ha vinto il pallone d'oro, sì, pure quella di FIFA 19, ok, però in game Cristiano Ronaldo Toddy di FIFA 21 era qualcosa di pazzesco, al di là che vedete non c'ha manco 99 in tiro, non aveva senso. A livello di statistiche, se la confrontate, sta carta fa cagare rispetto alle altre. In game è vergognoso, segnava sempre, non lo spostavi. E se fate il paragone tra questa carta e Mbappé di FIFA 21, Mbappé è più forte in tutto, c'ha più dribbling, c'hanno gli stessi passaggi, lo stesso fisico, ma questo è un'altra roba, ragazzi. È un qualcosa di pazzesco, non lo riesco a spiegare. Faceva gol in tutti i modi, destro, sinistro, di testa le prendeva tutte, su calcio d'angolo era imbattibile, lo mandavi in profondità, teneva la palla, schilla. Voi sapete che ci sono alcuni giocatori che performano ancora di più in campo, Cristiano Ronaldo in quegli anni lo conoscete. Questa, ragazzi, posso dirlo, è stata la carta più forte che ho mai utilizzato, ed è il giocatore più forte che ho mai utilizzato su FIFA. E voi direte, e Messi? Qualche Messi Toddy l'ho provato, però il suo Toddy non l'ho mai ritenuto così forte. Poi perché per un periodo i giocatori come Messi non erano così tanto in meta, poi ultimamente sì, però ai tempi no, e quindi pure un Messi Toddy poi in game non performava. Lo stesso Ronaldo nel FIFA 21 era una busta, però il Toddy era diverso. Quindi ragazzi, per tutte queste ragioni, poi ovvio è forte tutto il resto, però tra Mbappé Toddy e Messi Toddy prendo Mbappé Toddy, e penso lo prenderò anche quest'anno, poi vediamo. Ma secondo voi tra qualche giorno usciranno dei Toddy più forti, e soprattutto uscirà qualche Toddy degno da essere considerato tra i migliori di sempre? Fatemelo sapere, vi aspetto per spacchettare.